Il movimento religioso dei Valdesi nacque nel XII secolo. Scomunicati nel 1184, i Valdesi aderirono alla Riforma protestante nel 1532. La vicenda storica di questo popolo chiesa, che ha nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca il proprio nucleo più numeroso, è intessuta di conflitti e scontri sanguinosi con gli eserciti franco-piemontesi, con le popolazioni cattoliche e con il papato. Il 21 giugno 2015 un papa visiterà un tempio valdese per la prima volta nella storia, dopo la concessione nel 1848 della libertà di culto da parte del re Carlo Alberto. Dottor Velluto, che cos'è il Concistoro? Il Concistoro è il consiglio della Chiesa Valdese di Torino. Le Chiese Valdesi, come le Chiese Riformate Protestanti, è una struttura democratica gestita da delle assemblee che eleggono dei rappresentanti. Io sono il legale rappresentante della Chiesa Valdese di Torino. Lei incontrerà il Papa lunedì prossimo, dopo la sua visita alla città e alla Sindone. Con chi lo incontrerà? Lo incontrerò con il moderatore della Chiesa Valdese Italiana, Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, perché l'invito è partito dalla tavola valdese e il Papa ha scelto di fare questo incontro in coda alla sua visita a Torino. Storicamente la figura del Papa è sempre stata al centro delle difficoltà di dialogo tra Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica. Che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato? Beh, è cambiato senz'altro il fatto che possa avvenire questo incontro tra una Chiesa ritenuta eretica 8 secoli fa e che è stata combattuta fino, diciamo, a un secolo fa dalla gerarchia cattolica. Adesso i tempi sono cambiati, le persone sono cambiate e questo incontro è finalmente possibile. Nello specifico la figura di Bergoglio suscita nuove, diverse aspettative nel dialogo interreligioso? Non dobbiamo dimenticare che Papa Francesco è un Papa, quindi una figura che teologicamente per una Chiesa riformata provoca dei problemi. Sicuramente la persona di Papa Bergoglio è quella che ha dato una spinta, una nuova spinta verso l'ecumenismo. Che cosa dirà il Papa lunedì prossimo? Beh, innanzitutto gli dirò: guardi come sono cambiati i tempi. 100 anni fa, ai tempi di Giovanni Bosco, questo non sarebbe stato possibile.